Piero Angela, giornalista, scrittore e anche musicista, oggi testimonial dell'Accademia dei Musici di Fabriano e del Museo del Pianoforte. Un bel incarico, un bel impegno. Sì, l'ho fatto con molto piacere, perché veramente bisogna essere grati a questi musicisti che hanno preso l'impegno di salvare i pianoforti, restaurarli, ma soprattutto di collocarli in un bellissimo ambiente e far amare agli altri quelle cose che tutti noi amiamo. Ecco, credo che in un'Italia che ha così interessi spesso molto diversi, questo impegno personale è talmente bello, per cui io sono veramente contento di poter in qualche modo aiutare queste persone così meritevoli. Il pianoforte, che è anche uno strumento che conosce bene, che ha amato e che ama, è anche uno strumento didattico, una disciplina musicale, significa cultura, significa anche educazione nell'animo. Ma guardi, recentemente ci sono stati degli studi che mostrano che chi studia da piccolo musica e continua a farlo diventa più intelligente, nel senso che gli si attivano dei neuroni in certe parti del cervello che danno più ricchezza anche al suo modo non solo di suonare ma di pensare. Lei è stato a Fabriano a visitare il museo, che impressione le ha fatto? Bellissimo, credo che poi, vede, accennavo prima al fatto che l'Italia è un paese che ha tante bellezze, tante cose, ma anche tanti problemi. Se noi riuscissimo a valorizzare come fanno questi autori di questo museo, un po' le capacità, i valori, la passione, le idee, la creatività che tutta l'Italia ha dimostrato nei corsi dei secoli, anche nella musica, sappiamo che del resto l'inventore del pianoforte è stato italiano, ebbene lì si dimostra che l'Italia potrebbe fare molto nel paese, per il paese, ma anche nella cultura europea. Insomma, sono questi piccoli segnali, magari in una città non capitale d'Italia, ma sono segnali che anche fuori dai grandi circuiti si possono fare delle cose molto meritevoli e anche uniche, perché di cose di questo tipo io non ne ho mai viste.